Penso che non sia una novità che la Puglia e che Bari ospiti un qualche cosa di straordinariamente importante, perché penso che c'è stata nel 2014 la nazionale femminile durante il Mondiale, poi ci sono state le qualificazioni olimpiche con la famosa partita Italia-Serbia e adesso per il club ci sono stati determinati appuntamenti e eventi organizzati qui di altrettanta importanza. Io mi ricordo con grande piacere la Final Four di Coppa Italia quando la vincemmo qui con Perugia e quindi questa penso che sia la dimostrazione della continuità di un progetto, della continuità di un'idea, di una regione, di una città che sicuramente ama la pallavolo. Ma i ricordi sono tanti, sono molteplici, dall'inaugurazione di questo palasport, come ripeto, alla Final Four di Coppa Italia, che è stata la mia prima Coppa Italia vinta da allenatore in Italia, quindi sono molteplici e sono tutti molto, molto belli e molto vivi ancora nella mia memoria. Lorenzo, al centro della conferenza stampa di oggi i valori dell'indossare la maglia azzurra. Insomma, per te ha significato tanto. Mister Secolo, non è un caso, sei stato tra i giocatori più forti degli anni 90. Insomma, cosa ha significato per te indossare quella maglia? Ma il raggiungimento di un sogno che nasce da quando siamo bambini penso che sia una cosa straordinaria. Penso che avere l'opportunità di indossare la maglia della tua nazione, di rappresentare il tuo paese in tutto il mondo, di rappresentarlo all'interno di competizioni di assoluto valore come possono essere Olimpiadi, Mondiali Europei, VNL. Penso che sia un motivo di orgoglio. Io sono sempre stato orgoglioso e onorato di poter rappresentare il mio paese, di poter rappresentare un numero elevatissimo di miei colleghi o ex colleghi e soprattutto di cercare di dare quelle soddisfazioni, quelle gioie a un pubblico che è sempre stato non solamente numeroso, ma molto, molto affettuoso e caloroso riguardo alla nazionale, sia maschile che femminile. A Lorenzo Bernardi mi piace chiedere, sei stato uno già da giovane, un pilastro della nazionale. Questa è una nazionale giovane che in poco tempo ha conquistato europeo e mondiale. Come la sta guardando Lorenzo Bernardi questa nazionale? Ma io mi rivedo molto in loro, rivedo molto la nostra squadra, la nostra nazionale in quella attuale e penso che non sia un caso che l'allenatore sia un giocatore che ha fatto parte di quella generazione, che faceva leva sui valori, sul modo, sulla filosofia che aveva quella squadra e quindi penso che per lui non sia stato facile, ma sicuramente dopo aver avuto l'opportunità, la capacità e la bravura di vivere quel mondo, soprattutto all'interno di uno spogliatoio che era proiettato solo ed esclusivamente al miglioramento, si è riuscito a plasmare una squadra di talenti in qualche cosa di straordinario. Vincere europeo e mondiale in meno di 12 mesi, penso che sia un traguardo che parla da sé. Sia in campo che in panchina sai bene il peso del pubblico. Ora ti chiedo perché seguire questa nazionale agli europei ed in particolare entrando insomma nel tema di oggi, perché venire a Bari in partite importanti come ottavi e quarti di finale? Ma allora, perché venire a Bari negli ottavi e quarti di finale? Perché sicuramente sono due delle partite più difficili che ci sono, perché soprattutto il quarto di finale, perché presumo che l'ottavo non sia una partita così impegnativa da un punto di vista di impegno, però sicuramente il quarto di finale è la più brutta partita che c'è all'interno di una manifestazione, perché se la perdi, fra virgolette, è una sorta di fallimento. Invece se vinci entri nelle prime quattro e quindi essere nelle semifinaliste è sempre un traguardo molto importante. E il pubblico è sempre stata l'essenza indispensabile, l'ingrediente indispensabile e devo dire che tutta l'Italia, ma Bari soprattutto, ha sempre risposto molto bene quando c'è stata la presenza di grandi manifestazioni, ma soprattutto quando in campo scende la nazionale italiana.